manoscritti filosofico-politici. Il titolo evoca quello precedente di Marx, poi ne parliamo. E lo faremo insieme a Gian D'Alfonso, che tutti conoscono, e al sindaco di Vasto che ci ospita e che ringraziamo per questo, Luciano Lapenna. Credo che insomma sia doveroso, abbiamo aspettato il sindaco Lapenna, sia doveroso iniziare con il suo intervento politico-istituzionale, possiamo dire così. Grazie Orazio, sono io che ringrazio Davide, per noi è un onore averlo a Vasto, oramai un appuntamento quasi ricorrente, incontrarlo per parlare di un suo libro. Fa onore a lui, fa onore alla nostra città e quindi non devo essere ringraziato. Questi sono luoghi che noi poniamo a disposizione della collettività. Il luogo della cultura per eccellenza, il Palazzo Davos, la sua storia, quello che rappresenta, ed è giusto che una presentazione di un libro così importante di un nostro concittadino possa essere fatto all'interno di questa nostra struttura. Dico subito che non sono conoscitore di filosofia, i miei studi non sono stati in quella direzione. Dirò qualcosa rispetto al libro, qualcosa che mi ha colpito nelle pagine che più ho colto, partendo anche ovviamente da alcune riflessioni sulla mia esperienza politica. Mi ha colpito, Davide, la parte sulla globalizzazione. Globalizzazione è l'assenza di politica. Io credo che chiaramente noi tutti siamo uomini e da sindaco ci troviamo oggi a fare i conti spesso con una vicenda che a volte molto molto più grande del sindaco stesso. Io da più di 5 anni faccio i conti con una crisi economica che mi impedisce di fare qualsiasi cosa. Sono costretto ad occuparmi di bilancio, delle entrate del comune e come pagare la spesa corrente in momenti di assenza totale di ogni tipo di spesa di investimento in conto capitale. Ci preoccupiamo di trovare le risorse per le cose minute, dal pagamento dell'energia elettrica alla spesa per il personale, al riscaldamento delle scuole. Siamo impossibilitati nelle grandi scelte che forse sono quelle che i nostri concittadini, i nostri elettori vorrebbero. Se spostiamo poco poco l'attenzione al governo nazionale, ci accorgiamo che il nostro Presidente del Consiglio di oggi, anche quello di ieri, da anni si occupano solo di mercati, lo spread. Importante capire
se aumenta o meno lo spread, perché a seconda dello spread aumenta o meno quello che ci costa reperire sul mercato soldi che consentono poi il pagamento anche allo Stato dei propri debiti. Nel frattempo la disoccupazione aumenta, la povertà dilaga. Ed è facile per chi governa lavorare a scaricare le proprie responsabilità. Il sindaco scarica su chi è sopra all'ente locale, la regione naturalmente scarica nei confronti del governo nazionale. La verità è che si sono persi tutti i controlli e, come tu dici, la politica non è in grado di condizionare. Sicuramente la borsa non è in grado di condizionare oggi i mercati. In altre parole, è sfuggito qualcosa, forse era inevitabile. Il tratto, oppure il racconto che tu fai di Edoardo Nisi, vorrei leggerlo insieme a voi. Un imprenditore del Prato che si trova in mezzo alla strada dalla sera alla mattina. E questa è la nostra storia, la storia di milioni di persone tradite, anche e soprattutto dai loro politici, che d'economia si sono occupati solo per amministrare ogni tanto, a seconda di chi vincesse le elezioni, con doni tombali o posature radicali. E intanto vergavano in gran silenzio le centinaia di firme in calce ai trattati che avrebbero scotennato l'industria manifatturiera italiana. Nemmeno un referendum, nemmeno uno sciopero, nemmeno una manifestazione di piazza, nemmeno una legge, nemmeno un progetto di legge, nemmeno un'interrogazione parlamentare, nemmeno un digiuno, nemmeno un incatenamento davanti a Montecitorio, nemmeno una di quelle miserante piazzate in televisione. Nemmeno un appello, una petizione, una raccolta di firme per difendere un posto di lavoro di quei milioni di italiani che oggi si trovano in balia di una versione nuovissima e completa e anabolizzata del libero mercato. E di un'assenza, aggiunge Davide, l'assenza della politica. Continua sempre Nisi. Lo sapevano i nostri politici cosa vuol dire concorrenza? Sapevano quanto può essere sano quel termine, sapevano quanto bene può fare un mercato, ma che concorrenza ci può essere col braccio economico di una dittatura, quella del cinese? Sono frasi terribili oggi, che denotano anche tutta la nostra impotenza di fronte a questi fatti. Che può fare un sindaco? Il sindaco di Prato, a fronte di una concorrenza, come dice Nisi, col braccio economico di una dittatura. Ma che può fare male, mi chiedo, contro una dittatura come quella cinese, tra l'altro anch'essa smarrita oggi, dopo che i suoi soldi sono finiti in investimenti e la stessa Cina non sa se i soldi rientreranno. La globalizzazione si muove senza politica, è sfuggito il controllo alla politica, che sicuramente non è stata capace, al momento giusto, di porre i freni, o meglio, le regole. E qui ha ragione anche Saviano nel sostenere che i mercati fiorenti oggi sono quelli criminali e finanziari. Non importa se quella finanza è una finanza sport o una finanza pubblica. Ma ci chiediamo, e mi chiedo insieme a Prodi, per tornare un po' più vicino a noi, chi comanda in Europa? Prodi ha sollevato più volte questo problema, giungendo alla conclusione che il problema nostro è che non c'è un governo nell'Europa. Non si sa chi governa e chi comanda in Europa. Siamo nelle mani delle banche,
dei mercati della finanza. Ed io ricordo ora, ma ricordate voi anche con me, quando l'invito era a fare debiti, a fare mutui con facilità, quando venivamo inondati da lettere che offrivano carte di credito a tutti, eppure sapevamo una bolla speculativa di quello che poteva succedere scoppiando quella bolla come poi è accaduto. La mia riflessione al termine di questo mio breve intervento è che per fortuna non siamo alla fine del mondo. L'uomo, nelle sue crisi che sempre ci sono state, ha avuto sempre la forza per poter recuperare i propri spazi, superare tutte le crisi, e risolverà sicuramente anche questo, anche se, lo ripeto ancora, è chiaro che questa crisi oggi è una crisi che costerà molto caro, ma costerà caro non tanto a noi, a questa generazione, ma alle future generazioni. È chiaro che, perché ho voluto fare questo intervento, non so se si è colto quello che volevo dire. Io vado oltre quella che è la preoccupazione di Davide sull'assenza della politica nella globalizzazione. Oggi come oggi ci sono responsabilità che vanno ben oltre quelle che sono le singole responsabilità di chi governa, perché come dicevo prima, a volte si smarrisce anche la bussola, perché è ritorno a Prodi, spesso nemmeno noi sappiamo chi è al timone del governo nelle scelte politiche in Italia, in Europa e nel mondo. Grazie. Grazie. Sindaco Lapenna, chiaramente il suo è stato un intervento di sostanza, non un semplice saluto, e sapevamo che fosse così, però io passerei adesso a Luciano D'Alfonso. Posto che le cose stanno come dettagliatamente e concretamente ci ha detto Luciano Lapenna, e rilevato che lo stesso Davide D'Alessandro sintetizza le cose che ci ha detto Luciano Lapenna, tra l'altro con una frase che pure ci ha colpito: gli stati-nazione attuali sono incapaci di far fronte al potere delle reti globali e alla sfida dell'identità singolare. Se è così, e non c'è dubbio che è così, perché facciamo politica? Allora, Luciano D'Alfonso, perché fa politica di fronte a una ammissione così oramai certificata di assenza e di impotenza della politica? Per una sorta di dipendenza che abbiamo, perché la facciamo da sempre, perché ci piace, perché un po' i partiti sono come il lago, perché dà prestigio, o per cosa, se poi fattivamente non si può incidere se le cose stanno come ha detto Luciano? Intanto complimenti a Davide per questa ulteriore fatica editoriale, intellettuale. Ringrazierei anche le mura di questo spazio, perché ci consentono sempre il giusto raccoglimento, perché queste non sono mura qualsiasi, sono mura che convocano ed evocano anche il giusto livello di riflessione, il giusto livello anche di contribuzione intellettuale. E io personalmente comincio a riscoprirmi da questo punto di vista un conservatore esigente. Mi fa piacere farlo qui anziché in un altro, perché mi mette in contatto anche con la grandezza del passato che magari dovremmo cercare di recuperare e di rilanciare. Perché è giusto che ci troviamo qui? Non solo per un rapporto, diciamo, di simpatia e di riconoscenza verso Davide D'Alessandro, che testimonia
buona volontà, energia e anche confidenza, ma perché abbiamo bisogno di darci appuntamenti di questo tipo. Io comincerei così. E perché c'è bisogno di darci appuntamenti di questo tipo? Perché c'è un bisogno, diciamo così, non nascondibile di pensiero critico. Questo sforzo intellettuale di Davide D'Alessandro può trovare un paradigma che lo presenti meglio, meglio ancora del titolo che Davide D'Alessandro ha concepito, magari col suo editore. È un inno al pensiero critico, c'è una rilettura da pensiero critico che non significa un pensiero demolitore, è un pensiero rivelatore di quelli che sono i doni che noi possiamo rinvenire grazie alla testimonianza produttiva e intellettuale degli autori che vengono riesaminati e sottoposti a rilettura. Io mi prendo uno spaccato dei contributi di questi giganti che vengono riesaminati. Si riesamina il pensiero di Rousseau e anche di Bertrando Spaventa, oltre a quello di altri. Perché in un tempo così corrente, così veloce, quale quello che stiamo vivendo, ci torna utile, e ripeto, non solo per Oppolo verso Davide D'Alessandro, trovarci a riflettere sul pensiero di Bertrando Spaventa e anche di Jean-Jacques Rousseau. E quali sono le questioni che noi possiamo allungare e rendere utili per il discorso pubblico che più ci riguarda? Vengono fuori delle coppie tematiche all'interno di questo scritto che per me sono di grande ausilio. La prima coppia tematica è interesse nazione o interesse Stato. E poi c'è un'altra coppia tematica a proposito di dimensione nazionale, dimensione cosmopolita. Serve ad un tempo come quello che stiamo vivendo riflettere su queste coppie tematiche? Assolutamente sì. E io provo a dimostrarvi, diciamo con un minimo di obiettività, perché noi abbiamo bisogno, diciamo, di consumare, di aggredire il grumo tematico di queste espressioni. Io penso che siamo davanti ad una specie di delegittimazione di quello che più importantemente la collettività ha saputo generare. La collettività ha saputo generare e mettere in piedi una grande risorsa, che è la risorsa che io chiamo in maniera spedita il potere. Il potere pubblico, al pari della risorsa fiscale, sono i grandi tributi del consorzio civile quando si mette insieme. Il consorzio civile è il frutto della cessione di individualità che insieme rinunciano a quote di sovranità, e dal punto di vista dell'erario nasce il fisco, dal punto di vista della democrazia nasce il potere pubblico. Il potere pubblico però sta assistendo ad una sua delegittimazione. Perché il potere pubblico appare delegittimato o privo della giusta quantità e qualità di legittimazione? Io qui mi permetto di introdurre un mio contributo, un mio punto di vista. Il potere si fa ritrovare legittimato quando il potere risulta utile. Se l'utilità si esaurisce nella dimensione individuale, soggettiva, c'è il rischio che sia contralegge. Se il potere invece dà luogo ad una utilità di carattere collettivo e addirittura crescentemente ampio, non solo il potere è legittimo, ma dentro di sé è anche pienamente legale, pienamente rispettoso anche delle forme deliberative del consorzio sociale. Che significa l'utilità? Significa che produce convenienze. Che significa la convenienza? Significa che viene posto in essere tutta la sfera dei diritti attesi dalla comunità quando si mette insieme. Noi siamo convinti che oggi il potere, nella sua articolazione, nella sua filiera, dà luogo ad una sua espressione di legittimità? Siamo convinti che il potere, nella sua filiera espressiva, dà luogo a tutti i diritti per i quali il potere si è costituito? Pensiamo alla Costituzione, ma andiamo anche oltre il dato costitutivo della Carta Costituzionale, non solo quella italiana, ma anche per quella parte che possiamo desumere, quella europea. Ma pensiamo anche ad un normale assetto costitutivo di popoli, di comunità, anche più grandi dei livelli statuali di statualizzazione cui siamo pervenuti.
Esiste o non esiste, connaturato al potere legittimo, il diritto alla sicurezza? Certo, è la ragione per cui il potere legittimo è nato. In principio, prima che il potere venisse ceduto, gli uomini si difendevano con la propria forza fisica dalle bestie, o assumevano la bestia per potersi sfamare e poi la dividevano. E il capo era colui il quale prendeva più facilmente la bestia, cioè la preda, e la divideva in maniera più equa. Ma quando oltre al bisogno del cibo ci sono stati altri bisogni, si è cominciato a generare quello che si chiama il discorso pubblico, che al termine ha avuto la democrazia. Ma la democrazia come impianto, se anzicurico e continua a soddisfare le aspettative di tutti, almeno la democrazia per il come l'abbiamo conosciuta, come procedimento deliberativo corretto, perché oggi la democrazia si presenta come un procedimento deliberativo corretto. Su questo io trovo la modernità della ripresentazione delle riflessioni che ha fatto Davide D'Alessandro, per esempio chiamando in causa un potere che storicamente viene problematizzato da Bertrando Spaventa. Ma prima ancora di Spaventa è stato problematizzato da un grande che tutti quanti noi abbiamo conosciuto, almeno sul piano della pedagogia, che è Jean-Jacques Rousseau, il quale, a parte le mille di Rousseau, ci lascia un'altra testimonianza, quella che lui chiamava la coppia tematica amor di sé e amor proprio, volendo dire che ognuno di noi è combattuto, io lo dico ai miei figli, da due vocine, la vocina dell'amor di sé e la vocina dell'amor proprio. La vocina dell'amor di sé è la voce che ci ricongiunge all'umanità, al collettivo più grande possibile che è l'umanità. La vocina dell'amor proprio è la voce che si esaurisce dentro alla soggettività individuale di ciascuno di noi, cioè ci porta fuori la comunità, ci porta fuori dalla società. E come si fa a determinare la prevalenza della voce dell'amor di sé, che è la voce che poi ci conduce al rispetto dell'umanità? Attraverso il diritto. Il diritto fino ad oggi è stata la risorsa che ci ha aiutato. Ma poniamoci la domanda: il diritto fino ad oggi, quando poi è intervenuta la complessità, ce l'ha fatta? È riuscito il diritto ad accompagnare la resistenza di questo modello rispetto a tutte le trasformazioni? È evidente che non ce la fa sul diritto. Non ce la fa, ci vuole il pensiero e l'elaborazione della politica. La dimensione politica, quando si fa grumo definitivo, genera il diritto, ma ci sono momenti in cui la politica non produce il diritto, ma produce per esempio rappresentanza, espressione della rappresentanza. Ed è nell'espressione della rappresentanza che c'è molte volte il limite dell'azione politica. Io per esempio su questo mi sono dedicato a fare qualche tentativo di riflessione. Pensiamo alla democrazia che è di nostra competenza, la democrazia territoriale regionale. Siamo convinti che i procedimenti deliberativi dell'ente regione sono procedimenti deliberativi che riassumono dentro di sé tutta la domanda di partecipazione della comunità regionale? Assolutamente no. Assolutamente no. E allora in sede politica noi dobbiamo reimparare ad osare, reimparare ad innovare, a coltivare un pensiero critico, cercando di scrutare dov'è che dobbiamo innovare e migliorare. Io una proposta ce l'avrei. Intanto mettiamoci d'accordo che le forme date non sono date una volta per tutte e che c'è bisogno di cercare un continuo adattamento. Quando Bertrando Spaventa, assieme al fratello, si batteva e scriveva sul Nazionale, partendo da Bomba, arrivando a Napoli e diffondendo da Napoli il suo punto di vista sull'Italia unita, lui già allora, nel mentre con la mano sinistra pensava all'Italia unita, si poneva la domanda se fosse stato durevolmente bastevole la dimensione statuale nazionale o invece non ci voleva una dimensione statuale più grande, internazionale o addirittura mondiale cosmopolita. Come generava Spaventa questo? Spaventa 1 e Spaventa 2? Coltivando il pensiero critico, che è il pensiero che genera la domanda etica, che è la domanda delle conseguenze, che è la domanda dell'andare oltre, e la domanda etica è la domanda che viene posta in essere dalla vocina dell'amor di sé, non dalla vocina dell'amor proprio. È la vocina che ti evoca la questione dell'umanità e degli altri. Vedete, a un certo punto, all'attenzione
della persona che pensa si è posta l'esistenza della questione degli altri. Da sempre c'è stata l'attenzione della persona che pensa la questione propria, ma a un certo punto comincia a sorgere la questione degli altri. Quando le persone hanno cominciato a concepire assetti istituzionali liberali democratici, lo Stato-nazione, la parlamentarizzazione, non pensate che sempre il diritto è stata la conseguenza della manifestazione della volontà generale del Parlamento. Prima della rivoluzione francese il diritto veniva prodotto anche con forme di concordato tra corporazioni. Prima della rivoluzione francese il diritto era oggetto di espressività di tanti luoghi, non sempre pubblicissimi, anche privati, le corporazioni, i concordati tra le parti, parti molte volte potenti e prevalenti. È la rivoluzione francese che determina un solo luogo che esprime la volontà generale, che poi assume la forma della norma, che poi diventa obbligatoria per tutti, e facendolo tutti c'è l'interesse generale. Ma nel momento in cui nasce lo Stato-nazione, la centralità del Parlamento, si pone chiaramente non solo la questione propria, ma anche la questione degli altri. Per esempio, è una questione degli altri, coloro i quali oggi non ci sono a vivere, ma nascono domani e dopodomani. Voi provate a pensare a come si è pervenuti al valore dell'ambiente, come dono di Dio per chi crede, dono di un generato preesistente che va mantenuto. E perché va mantenuto? E perché il diritto e la politica concepiscono il bisogno di mantenere qualcosa che c'è? Perché ci si pone la questione degli altri, che non è connaturata alla questione dell'uomo, è il frutto di un processo evolutivo che si chiama processo civile. Vedete, quante sono le domande che oggi andrebbero ritrovate, ricollocate e risoddisfatte? Tante. Ne provo a sollevare io alcune, e guardate che sono le domande proprie dell'attività politica che non coltiva più, perché esiste una questione anche della natura dei partiti: che sono i partiti, che ruolo dovrebbero svolgere, che cittadinanza hanno, perché sono nati i partiti. Allora, una coppia tematica che non si coltiva e che non vedo l'orizzonte è quella riguardante la cittadinanza e che rapporto ci deve essere tra la cittadinanza e l'Europa. Che cos'è che non funziona oggi rispetto a questa specie di coltre oppressiva che è l'Europa, che non è esattamente quello che hanno concepito i nostri padri fondatori costituenti e che neanche aveva in mente né Kant né Bertrando Spaventa. Kant la configurava come la dimensione che poteva garantire la pace. Bertrando Spaventa la considerava come il livello istituzionale che potesse garantire l'universo delle persone. Ma nella coppia tematica cittadino, cittadinanza, Stati Uniti d'Europa, che cos'è che non sta funzionando? Qual è l'insè della cittadinanza rispetto all'Europa? Qual è il limite che non funziona nella declinazione dell'Europa rispetto al cittadino? Che non concepisce doveri che garantiscano diritti al cittadino. Dove si costituisce il rapporto Europa-cittadino, dice l'Europa è competenza dello Stato membro. Qual è la convenienza dell'Europa rispetto al cittadino? Paradossalmente si configura quasi una convenienza dell'Europa rispetto agli Stati, ma non rispetto al cittadino. E se ricordate voi la domanda principe che ho posto, che la legittimazione viene dalla convenienza e dall'utilità, noi dobbiamo riscrivere pagine di utilità dell'Europa rispetto alla vita del cittadino. Pensate a tutta la politica del welfare. C'è un confinamento grazie al quale l'Europa dice: ma io non posso intervenire altrimenti drogo la concorrenza. Sembra che sia nato un altro valore, che è il valore della concorrenza. Però non c'è la tutela della cittadinanza, della civicità del cittadino. Noi dobbiamo assolutamente far arrivare, attraverso i canali della partecipazione europea ed europeista, un punto di vista che riempia di sé gli obblighi dell'Europa rispetto alle persone, alla vita delle persone. Io prima di venire qui l'ho detto in un altro luogo:
Non è un fatto neutro se anche in Italia e nelle città della periferia italiana, della provincia italiana, cominciano a vedersi persone non di colore, ma non va bene anche quando sono quelli di colore, che vanno a grattare all'interno dei contenitori dell'immondizia per cercare di sbarcare il mare. E guardate che noi da qualche anno stiamo assistendo ad un meccanismo di riforme che ogni volta che intervengono, anziché dare qualcosa in più, tolgono qualcosa da quello che c'era prima. Quindi c'è qualcosa che non va nel concepimento anche della ricchezza e dell'uso della ricchezza e della produzione della ricchezza. Dobbiamo riassestare un pensiero. Una volta le società avevano regole, istituzioni, meccanismi di rappresentanza e pensieri collettivi che generavano poi l'innovazione dei diritti, l'innovazione dei doveri. Non c'è più questo. Qual è l'insieme della cittadinanza? La cittadinanza non mica si esaurisce in quel rapporto mattutino di due minuti, dammi la tessera e te la do. Quella tessera è espressiva di che? Di quale patto? Diritti doveri. Quando è nato lo Stato Nazione ha detto vi tutelo, vi difendo, datemi l'obbligo della coscrizione obbligatoria, cioè del servizio militare obbligatorio, datemi la raccolta fiscale e io faccio il resto, batto moneta, organizzo la giustizia e vi realizzo la difesa. Oggi che evolve il concetto di difesa, evolve il concetto di giustizia, evolve il concetto di moneta, va rivisto il contenuto del patto diritto-dovere in capo alla cittadinanza. Che cos'è la cittadinanza in un quadro europeo non nazionale e sovranazionale? Quali sono i diritti? Non mi possono bastare il fatto che io mi posso spostare senza esibire il passaporto. E che ci faccio? Manchevole sono a Madrid, manchevole sono a Roma, anche se non esibisco il passaporto. Dobbiamo riempire di contenuti. E chi ci pensa a fare questo? Il segretario comunale di Vasto, l'ambasciatore Giorgio Economides che sta a Bruxelles, o Massolo che è segretario generale della Farnesina. Ci vuole un pensiero che rielabori questo. Un pensiero che si ponga il limite anche del costo economico, ma che soprattutto si ponga l'obbligo di un pensiero lungo, che concepisca lungamente quello che deve essere l'in più. E su questo devono lavorare molti partiti, gli intellettuali, la pubblica opinione, i grilli parlanti, non sorridenti, i grilli che dovrebbero essere quelli che producono grandi pugni allo stomaco, alla pigrizia, che ci aiutano ad allungare il pensiero, a pretendere di più, ad esigere di più. Per esempio, io vorrei essere colui il quale aiuta, accanto a tanti altri, la Regione Abruzzo, a ripensarsi. Noi dobbiamo pensare a una regione migliore, dove per migliore non significa diversa, perché la diversità non è un valore. La diversità ci può condurre anche al dialogo. È un valore il miglioramento, non semplicemente il cambiamento. E il miglioramento evoca la domanda che cosa è buono e che cosa è che non è buono, che cosa è giusto e che cosa è che non è giusto. Il di più, il più grande, è sicuro che sia di per sé un valore. Allora io per esempio per l'ente regione concepisco intanto un altro rapporto rispetto alla comunità regionale. Un conto è l'ente regione, poi c'è la comunità regionale che è fatta di cittadini, di città, di paesi, di fiumi, di montagna, di mare, di città intermedie come Vasto. E una cosa che mi piacerebbe scrivere con tutti quelli che hanno buona volontà è che la regione Abruzzo comunità, quella fatta della vita della comunità, non è più descritta solo dalla città capoluogo di regione, che merita cittadinanza e protagonismo, dalle quattro città capoluogo di provincia, ma è fatta anche dalle città intermedie che devono emergere. E tra queste c'è Vasto, c'è Lanciano, c'è Ortona. E che significa emersione? Significa infrastrutturazione ad hoc, liberazione di potenza. Significa consentire l'espressione di un campo attrattivo elettromagnetico che c'è naturalmente. Significa realizzare infrastrutture, consentire l'arrivo, la ripartenza, la cura, l'intrapresa economica, la cultura, lo sport, il tempo libero, la cura. Noi dobbiamo immaginare una regione che si ripensa,
che si ripensa alleata rispetto ai territori limitrofi, le Marche e il Molise, che si ripensa ridisegnata dentro di sé come territorio, che si ripensa svelata da un elemento fluido che è l'acqua del fiume, che è davvero l'elemento univoco dello spazio regionale. Se voi ponete la domanda nella notte dei tempi che cos'è la regione, evoca l'acqua, la presenza dell'acqua. Tant'è che l'Europa sta facendo le macro-regioni in corrispondenza di realtà, diciamo così, di appartenenza, tutte all'insegna dell'elemento dell'acqua. Noi abbiamo in Abruzzo i fiumi, che in principio sono portatori d'acqua, come elemento di malattia, di problema, di emergenza, e non come elemento di risorsa. Perché mai è stata la priorità dell'agenda della regione, e poi il concetto di priorità. Ritrovare, riscoprire il concetto di priorità, che significa cosa si fa prima e perché si fa prima quella cosa lì, perché ha effetti più durevoli, perché ha effetti più diffusivi, perché assomiglia all'effetto che evoca la categoria dell'amor di sé rispetto all'amor proprio. Agire scavalcando la logica delle priorità significa secondare l'amor proprio e non l'amor di sé. Vi ricordate la distinzione per Rousseau tra l'umanità e l'individualità e la soggettività? C'è bisogno di pensiero critico per cercare di capire, per esempio, che tipo di atteggiamento avere ad un diritto che va scritto nelle carte fondative di questa comunità, che è il diritto alla bellezza, che evoca il diritto alla veduta. Anche i bambini lo capiscono, quando c'è qualcuno che vuole edificare davanti alla finestra della propria scuola, della propria camera da letto, il bambino sa che quell'elemento ostruisce qualcosa. Ostruisce che cosa? Lo sguardo lungo, la veduta, il ritrovamento di quello che c'era prima, che costituiva equilibrio. E perché non postulare questo in una carta statutaria? Che non è la carta che stabilisce quanti dipendenti ci sono e basta, ma è la carta che fa ritrovare a ciascuno il proprio sentimento di appartenenza, che poi consente di rispettare le leggi, di fare sacrifici, di rinviare un tempo più lungo quello che si può chiedere oggi o ieri. Io sono convinto che ce la possiamo fare. C'è bisogno che ciascuno faccia il proprio dovere. Obama, davanti alle bombe, anche le ultime riguardanti Boston, non ha fatto l'appello alle divise o alle milizie, ha fatto l'appello al senso del dovere di ciascuno, cioè alla dimensione morale di ciascuno, facendo in modo, primo, che risulti possibile anche affrontare questioni complesse se c'è lo sforzo di tutti. Questa è una regione inserita all'interno di una nazione che appare rinunciataria rispetto alle questioni complesse. Noi dobbiamo decidere di fronteggiare anche le questioni complesse, chiamando in causa il contributo di tutti, facendo in modo che si colga il senso di un cammino, e questo cammino deve portare, cari amici che siete in questa bellissima sala, deve portare a configurare un territorio regionale nel quale torna ad essere comodo viverci, facile per l'impresa poterci nascere, evolvere e irrobustirsi. Deve essere facile cercare di capire qual è la propria condizione di benessere fisico. La diagnostica sanitaria non può dare luogo agli scontri fisici come accade adesso nei centri di prenotazione. Noi dobbiamo fare in modo che in questa regione si capisca che è un diritto anche la velocità. La risposta del potere alla domanda di un portatore di interesse deve essere veloce, veloce, come veloce accade altrove nel mondo, perché il mondo ci riguarda. Io oggi sono stato a pranzo con un signore che fa parte del Consiglio Nazionale di Difesa degli Stati Uniti, diciamo, guarda con simpatia quando le civiltà si scontrano, però mi piace anche capire il punto di vista di chi non ha il mio punto di vista. Questo signore si chiama Edward Luttwak, consigliere dei repubblicani americani, ma è anche ascoltato da Obama, e lui mi ha raccontato un dato, che intanto si comincia a sorridere quando si pensa alla nostra economia nazionale. Sorridono i turchi, che dicono che siamo l'economia nazionale della siesta e della pizza. Sorridono i tedeschi. Noi abbiamo bisogno, dice lui, di fare in modo che si capisca che ce la possiamo fare. E i primi a crederci devono essere gli italiani, e per gli italiani tutti coloro i quali vivono nei territori. Quindi c'è una quota di dovere che devono fare anche gli abruzzesi. Io quello che dico è,
Dobbiamo sapere utilizzare le risorse di cui disponiamo. E la risorsa potere è una risorsa densamente democratica. Noi dobbiamo fare in modo che quando c'è un operatore economico che vuole realizzare il suo progetto di vita, il potere gli dica facilmente di sì, perché quel progetto di vita dell'impresa ha un valore collettivo che genera altri diritti. Non ci può essere la stanchezza, l'indifferenza, la pigrizia che prendono il sopravvento, perché di lì si radica anche la delegittimazione del potere. Concludo con una riflessione. Vedete, noi non siamo più interessati neanche ad una domanda che una volta era carica di senso per il dibattito politico: come si produce la ricchezza? Una volta chiunque si candidava cercava di studiare come si produceva il reddito in un territorio. Questo in Abruzzo non appassiona più. Io vi do un dato e poi mi riprendo, diciamo, l'indice tematico dello sforzo editoriale di Davide D'Alessandro. In Abruzzo c'è un dato che va reso oggetto di un battagliamento collettivo. Nel trimestre del 2013 il differenziale tra le imprese nate e le imprese morte è purtroppo a favore delle imprese morte per 1099 imprese, caro Tonino. Questo non significa che, avendolo rivelato, la politica ha fatto il suo dovere. Io non mi iscrivo al gruppo né dei denuncisti, né degli analisti, né dei fotografi. Il compito di chi scuote l'albero della rappresentanza democratica è di cambiare le cose per introdurre il miglioramento, un cambiamento che veicola il miglioramento. E il miglioramento in Abruzzo deve significare che noi arriveremo presto, nell'arco di 5 anni, a 200.000 imprese. E tra queste 200.000 imprese noi ne dovremo avere almeno 10.000 che sono capaci di internazionalizzarsi. E noi dobbiamo avere un rapporto talmente fluente e fruttuoso tra imprese e università, per cui le università tornano ad essere quelle che vennero pensate negli anni 70, agenzie di sviluppo, perché tutto il post laurea è un pullulare di opportunità di lavoro, perché non è vero che si assume quando c'è il nuovo contratto di lavoro. Si può assumere anche per guadagnare contratti, se tu chi assumi, lo assumi avendo lui delle preparate abilità lavorative. Perché parlare di questo è perfettamente a tema rispetto ad una dorsale filosofica, che è quella che appassiona per una parte la giornata Davide D'Alessandro? Perché in principio la decisione politica è pensiero filosofico. Se uno si pone la domanda, e come se la pongono in America, perché sono nati prima gli Stati Uniti d'America e ancora nascono gli Stati Uniti d'Europa? Perché in principio c'è stato lì prevalentemente un pensiero politico che ha prefigurato prima quell'assetto lì, anche per ragioni religiose, anche per ragioni di allontanamento da una terra che era comoda, quella da cui si è partiti, e si è voluto ricreare la comunità di quella terra negli Stati Uniti, che allora si chiamava America, per fare in modo che poi ci fosse l'accompagnamento di un certo assetto istituzionale, il pensiero. Dobbiamo scatenare il pensiero per capire che deve essere la ripresa economica in questa regione. Dobbiamo scatenare il pensiero che deve essere l'assetto organizzativo territoriale dentro le mura di questa regione. Dobbiamo organizzare il pensiero per capire che deve essere in Europa lo spazio adriatico e nell'Adriatico che deve essere l'Abruzzo. Tutto questo non ci viene regalato. Un dipendente della regione di nome Ernesto, non dico il cognome per non prendermi una citazione, mi dice ad ogni mia domanda: se non lo leggo sulla Gazzetta Ufficiale non faccio niente. Non c'è una Gazzetta Ufficiale che veicoli questo. C'è soltanto uno scuotimento che può generare grandi assi tematici lungo i quali tu raccogli questi frutti che poi assumono diverse forme. Così sono nate le evoluzioni delle comunità, così la Baviera è diventata la Baviera, o il Texas, o l'Illinois. L'Illinois è uno dei territori nazionali a più alto livello di garanzie di giustizia. E l'uomo che ha prodotto questo è stato Barack Obama, il quale ha portato nella sua attività di parlamentare la riflessione di una rivista, Harvard Review, che era di laureati di quell'università che condividevano un pensiero di miglioramento sulle garanzie di quella terra, di quel territorio, di quella comunità. Io spero che Davide continui a scrivere,
cercando di aiutarci e di aiutare tutti coloro i quali vogliono fare rappresentanza politica, che non è esercizio estetico, è espressione di iniziative e di decisioni. C'è bisogno di confrontarci, di tematizzare. Davide, la sua parte la sta facendo. Veramente adesso dobbiamo ascoltare te, sappiamo tutti che siamo partiti da Rousseau, da lontano, e siamo arrivati, insomma, con l'intervento di Luciano D'Alfonso nel concreto ad alcune cose da fare concrete, diciamo, per questa nostra regione. Ecco, tu quando hai scelto di farti presentare il libro da questi graditi relatori, penso che ti aspettavi questo ancoraggio, diciamo. Assolutamente sì, buonasera a tutti. Io devo ringraziare intanto i colleghi giornalisti per la loro presenza, ringrazio anche i colleghi che sono presenti con me in Consiglio Comunale, ma ringrazio ovviamente prima dei due Luciani presenti qui al mio fianco, ognuno di voi. Come ha detto prima Orazio, è certamente un testo di politica pregnante. Cosa intendo dire? Intendo dire che attraverso le righe, ogni singola riga si evince che dietro c'è un umile servitore, come ho detto, un viandante che può avere tante bussole ma senza meta, perché chi ricerca è giusto che abbia sempre un percorso davanti e che sia consapevole di non avere mai una vera meta da raggiungere. Chi ricerca non ha mete, ha viaggi da fare. Ma sono grato intanto al sindaco di Vasto per le parole che ha voluto utilizzare, perché credo che tra le sue parole abbia voluto anche dirci, come una sorta di confessione, quanto sia diventato complicato il ruolo di amministratore, quanta fatica faccia anche un lavoratore della terra politica, quale può essere a mio avviso definito Luciano La Pedda, nel senso che timbra quotidianamente il cartellino e però sa che fino a sera i problemi quotidiani, le risposte urgenti che i cittadini attendono rischiano quasi sempre di tramutarsi in risposte disattese che non riescono ad arrivare, non solo perché è diventato un mondo complesso, ma perché, come cerco di spiegare nel libro, una globalizzazione senza il governo della politica, una globalizzazione che ha finito per impossessarsi, per schiavizzare la politica, non consente, persino non consente il percorso tipico dell'amministratore che deve poi condurre alla decisione. Luciano D'Alfonso invece ha dimostrato, prima di salutarlo glielo voglio dire, ha dimostrato fedeltà ad una risposta che ha dato qualche settimana fa ad una giornalista del Centro che gli ha fatto una lunga intervista che ha provocato un qualche scalpore, soprattutto perché aveva espresso alcuni giudizi su alcuni possibili ipotetici candidati a sindaco di Pescara, mentre io credo di aver colto la risposta ad una domanda più importante che c'era all'interno dell'intervista, e cioè quando la giornalista gli chiede: lei si vuole ricandidare, ma se poi perde? E lui risponde: mi metto a studiare. Ecco, credo che anche con l'intervento di questa sera abbia dimostrato non che si mette o si rimette a studiare, ma che questo benedetto cristiano non abbia mai smesso
di studiare, per questo ovviamente lo ringraziamo. Però vorrei aggiungere, approfittando della presenza ancora del sindaco La Penna, volevo aggiungere che proprio domenica scorsa il nostro amato vescovo, sulle colonne del Sole 24 Ore, citando un grande pensatore come Jacques Maritain e utilizzando alcune sue parole, ci ha voluto ricordare che ormai abbiamo un dovere, lo dico guardando proprio negli occhi anche i nostri amici, colleghi e consiglieri, ciascuno di noi ha l'obbligo quotidiano di percepire, di riuscire a cogliere, diceva, ripeto, il vescovo con le parole di Maritain, il fruscio impercettibile delle germinazioni nascoste, perché è fuori discussione che in questo momento noi stiamo parlando e ci stiamo occupando, non, come diceva con un celebre libro e con una celebre inchiesta televisiva il grande Sergio Zavoli, la notte della Repubblica. Qui ci stiamo occupando, e nel libro cerco di dare conto, della notte della politica, e senza la politica, che se ne dica nelle nostre serate televisive o sui quotidiani al mattino, non c'è possibilità di vita, non c'è possibilità di relazione, non c'è possibilità di contatto e di rapporto tra esseri umani. È diventato molto complicato, caro Luciano, persino trovarsi insieme a qualche amico a parlare di politica, figuriamoci come è capitato anche dalla TV, dalla Neo TV del nostro amico Orazio, ragionare di politica quando di fronte a temi cruciali come possono essere le riforme istituzionali si può alzare il grillino parlante di turno, diceva, alludeva prima D'Alfonso, a dirti: ma mentre tu stai dicendo queste cose oggi si sono suicidate 3 persone. Allora, se partiamo dal presupposto che ogni singolo tema debba essere taciuto perché oggi qualcuno si è suicidato, finisce davvero la politica, cadiamo nella pura e triste demagogia quotidiana, anche perché poi molte volte capita anche a chi ha avuto responsabilità di governo continuare con questa tiritera della crisi economica vera, reale, percepita da ogni singolo cittadino, come ama fare, spesso la voglio citare perché la seguo con attenzione quando parla, l'onorevole Santanchè, che ogni volta partecipa a queste trasmissioni, ricorda sempre che c'è gente che non mangia a tavola, ma evita un secondo dopo di dirci e di chiarire sia se lei ha fatto qualcosa perché poi quel cittadino potesse mangiare il giorno a tavola, o se intende fare qualcosa il giorno dopo perché il cittadino comincia a mangiare o a rimangiare fra 2 giorni. No, niente di tutto questo. Quindi resta, mentre si sta parlando di riforme istituzionali, resta una frase, resta un appunto totalmente demagogico lanciato lì, non dal sociologo Gallino che questa mattina, come mi faceva notare l'amico Ivo Menna, ha rilasciato una bellissima intervista ieri mattina sul Manifesto, ma stiamo parlando di un soggetto, per tornare ad Alfonso, che ha letto, che ha studiato, che ha scritto libri e che si è scoraggiato tanto da dire: la valigia l'ho preparata, adesso se continuiamo così non mi resta che emigrare. Cosa vuole dire Gallini? Vuole dire che stiamo toccando il punto più basso, ammesso che poi questo punto arrivi, del declino, perché stiamo unendo la sconnessione politica alla disgregazione sociale. Quindi non è vero che non c'è la crisi,
Non è vero che non si comincino a percepire situazioni di vera miseria, però è anche vero che non possiamo, in base ai ragionamenti di natura economica, trascurare quelli che sono i discorsi centrali da 20 anni a questa parte sulla riforma della macchina dello Stato, che è una macchina vecchia, anchilosata, logora, per cui la frase ripetuta anche questa in tutte le trasmissioni televisive di una Costituzione che dovrebbe essere e che per molti è la più bella del mondo, oggi in tanti cominciano a precisare, lo stesso Rodotà ieri sera diceva, che può essere la più bella del mondo per quanto riguarda alcune parti, ma per quanto riguarda altre parti ormai abbiamo capito che anche la nostra bella Costituzione ha fatto il suo tempo e non è delittuoso cominciare a pensare a come modificare alcuni punti. Però mi interessava la presenza del sindaco, perché il sindaco, l'amministratore, recepisce, è chiamato quotidianamente a fare i conti con questo scollamento, con questo fossato, non so più se colmabile e non so più quanto colmabile, che si è creato, così recita il tema dell'incontro, tra il rappresentante e il rappresentato. Perché, badate, non ho mai creduto che si possa fare o arrivare alla tanto proclamata democrazia diretta, dove non si sa chi esprime che cosa e chi poi deve raccogliere questo che cosa per attualizzarlo. Perché anche sulla democrazia, sulla tanto decantata democrazia diretta, c'è chi riesce a dimostrare che puoi raccogliere sul web le idee, gli intendimenti, le volontà persino di migliaia di persone, e però chi è che ha invitato quelle migliaia di persone a pronunciarsi su quel determinato tema? E perché su quel tema e non su un altro? Allora c'è sempre una regia, si chiami Casaleggio per quanto riguarda la realtà italiana su quel frammento di politica di cui ci occupiamo, qualche altro ha detto dobbiamo persino ringraziare, che tutto sommato si tratta di persone per bene, perché molte volte queste situazioni qui possono essere governate da altri tipi di individui e di esseri umani. Ma la democrazia, lo ha spiegato in maniera perfetta qualche settimana fa Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, non può che essere rappresentativa. Se noi pensiamo che possa esistere una democrazia diretta, pensiamo male, ma pensiamo altrettanto male se continuiamo a ritenere che la democrazia rappresentativa possa essere quella che i cittadini italiani hanno registrato e, devo dire, ahimè, vissuto sulla propria pelle negli ultimi 20 anni. In questi 20 anni, me lo diceva Luciano in un momento tra l'altro doloroso della sua vita qualche giorno fa, ma anche in quell'occasione abbiamo trovato un attimo per continuare a ragionare di politica, la classe politica che ha gestito gli ultimi 20 anni di organizzazione, come suol dirsi, politica, ha fallito totalmente la prova. Questo bisogna dirlo con chiarezza, senza nessuna forma di demagogia, senza fare nessun ricorso al populismo. Non è al popolo che ci dobbiamo rivolgere in maniera diretta, ma, come diceva il nostro vescovo, il popolo, come ogni singolo cittadino, come ognuno di noi interiormente, va
ascoltato per recepire le istanze che possono venire fuori da ogni singolo cittadino. Ma aveva ragione D'Alfonso proprio per questo quando diceva che non è più neanche un problema di legalità, sta diventando un problema di legittimità, sta diventando un problema, l'abbiamo visto domenica scorsa, di cittadini che vuoi per un verso, vuoi per un altro, comincia a perdere la ragione, comincia a perdere il senso del proprio operare, prende un treno, raggiunge Roma, dorme una notte in albergo, è indeciso se farla finita oppure no, non ha il coraggio di farla finita, si dirige verso Montecitorio, dice di avere una sola idea, sparare contro i politici, lo fa nei confronti di una divisa, ho già detto durante una trasmissione alla radio esterna che i politici degli ultimi 20 anni, questa cosa va detta, debbono cominciare a meritarsi anche quelle divise che sono loro sì indifese e che davanti al palazzo delle istituzioni stanno a difendere tutto ciò che ci può essere di più caro. Allora il testo vuole ricordarci che lo Stato non è un incidente di percorso, lo Stato non è qualcosa che ci opprime, non è una camicia di forza. Qualcuno dice ma non è più neanche qualcosa che ci protegge, sì, ma resta, può anche accadere in alcuni contesti storici, ma resta qualcosa di fondamentale.